Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quarta stazione. Obiezioni dei giudei all'autorità di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno, mentre istruiva il popolo nel Tempio e annunciava il Vangelo, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani, e si rivolsero a lui dicendo: «Spiegaci con quale autorità fai queste cose, o chi è che ti ha dato questa autorità?» E Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una domanda. Ditemi, il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini?» Allora essi ragionavano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, risponderà, perché non gli avete creduto? Se invece diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci rapiderà, perché è convinto che Giovanni sia un profeta». Risposero quindi di non saperlo, e Gesù disse loro: «Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose». A volte, già da come gli altri ci rivolgono la parola, dai loro sguardi, noi capiamo quali sono le loro intenzioni, se sono sinceri o se hanno un doppio fine, se sono semplicemente curiosi oppure vogliono indagare. Gesù li avrà visti arrivare, gli scribi e gli anziani del popolo, come al solito a passo deciso, con sguardo fiero, con una supponenza tale che gli avrai letto in volto che volevano trarti in inganno. Ma tu non ti sei lasciato trascinare dentro i loro doppi giochi. Hai saputo rispondere alle loro domande con un'altra domanda, che li ha costretti a rinchiudersi nei loro calcoli, nelle loro convenienze. Se gli rispondiamo così, ci dirà questo. Se gli rispondiamo la cosa opposta, andiamo ad infilarci in una strada a fondo chiuso. E allora, meglio non rispondere, meglio non rischiare. A questo punto, perché compromettersi con chi non si vuole compromettere? Hai preferito non rispondere nemmeno tu, ben consapevole che spesso il silenzio è già una risposta. Gesù Cristo, che esaltato da terra attiri tutto a te, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Per i meriti della passione di nostro Signore Gesù Cristo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.